Opening Downing Street, yeah? Il messaggio del Papa sulla pace, Raffaele Fichera ci racconta che cosa ha detto Francesco. Es inmoral la posesión de las armas atómicas. Silenzio assordante dei paesi che nel mondo hanno la bomba dopo le parole di Bergoglio a Hiroshima. È immorale, aveva detto in Giappone, anche solo il possederla, l'atomica. Oggi insiste. Difendere pace e stabilità con la minaccia nucleare, con la paura dell'annientamento, scrive Francesco nel suo messaggio per la giornata mondiale, è una illusione, una scelta che porta al conflitto. Parole d'accusa anche contro i sistemi economici ingiusti, la politica che difende i diritti ma non insegna i doveri, contro chi abusa di terra, acqua, foreste per massimizzare i profitti. È necessaria una conversione ecologica, ammonisce il pontefice, che su un punto, su chi alimenta cioè il clima di odio, è addirittura tranchant. Ogni guerra, scandisce, è un fratricidio che troppo spesso comincia con l'insofferenza per l'altro, il diverso. È corsa contro il tempo per evitare il peggio per l'ex Ilva. Al Ministero dello Sviluppo Economico è in corso un nuovo incontro tra governo e sindacati. Allora andiamo a collegarci con Niccolò Bellagamba. Buonasera. Buonasera Alessandra, sì, il ministro dello sviluppo Patonelli ha illustrato ai sindacati il piano per la nuova Ilva anche per sanare le ferite della comunità di Taranto. Ha detto è un piano che prevede la garanzia dei posti di lavoro e una tecnologia ecosostenibile in modo da poter intercettare anche i fondi europei per l'ambiente. Ci vorrà 1 miliardo, il piano punta alla produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio prodotte sia